Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi ci ritroviamo per continuare la nostra avventura in Songs of Steel. Dopo l'ennesima vittoria barra sconfitta, infatti ricorderete che nell'ultimo episodio praticamente abbiamo affrontato la miglior battaglia che abbiamo mai affrontato finora. Uno scontro difficilissimo, ma che abbiamo gestito veramente molto bene. Le nostre truppe si sono comportate veramente alla grandissima. Non abbiamo perso nessuno, ma comunque ce l'ha data come sconfitta. Ho controllato su Steam, hanno tutti questo problema, quindi è evidente che non abbiano preso in considerazione un bivio in quel punto. Secondo me non è un dramma, ma potrebbero semplicemente aggiungere qualcosa nella narrazione, come dicevo l'altra volta, che magari indicasse che, non so, desse l'opzione: nonostante la vittoria, i nostri soldati sulla via del ritorno sono stati assaliti o roba del genere, o per esempio che quella non era la battaglia davanti alla città, non abbiamo mai raggiunto Termes, ma siamo stati bloccati in una gola e anche se siamo riusciti a vincere siamo stati forzati per esempio a tornare alla base, piuttosto che dare semplicemente la sconfitta anche in caso di vittoria. Però veramente si può sistemare very easy. E adesso abbiamo iniziato il capitolo 5. Il console non è stato cambiato, non è stato ucciso, quindi vedremo un po' che cosa ci dirà adesso, visto anche perché è una bella personcina, per cui non mi aspetto niente di buono. E vediamolo immediatamente. Ah, ok, dice un passo verso la direzione giusta. Promozione. Sì, perché Aselius qui è stato promosso anche lui al legato. Un brindisi ai miei nuovi superiori. Non ti preoccupare, anche tu ben presto sarai un superiore come noi, amico mio. Il rango non significa niente, il grado. Siamo tutti fratelli in battaglia. Vittoriosi figli di Roma. Certo, fratello, siamo tutti vittoriosi. Ma comunque voi venite pagati di più. I tre celebrano fino a tardi. Dopotutto è una pausa che si meritano da un bel po'. E vai. Il morale sale, non ci hanno dato le risorse però. Vabbè. C'è qualche altro evento? No, c'è solo questo. Ok. L'uso del vino in eccesso ha avuto i suoi effetti. Il vino sta causando casino tra i soldati. Ancora più, sempre più di loro si presentano ubriachi quando devono passare l'ispezione. Ancora peggio, l'alcol influisce sui riflessi e la stamina dei soldati. Invece un attacco a sorpresa a degli uomini in questo stato vorrebbe dire la sconfitta totale. Non può fare a meno di una tale nerva. Allora, raziona il vino, bandisce il tutto il vino, facciamo raziona. Ovviamente non sono molto contenti, ma obbediscono. E ben presto la forma fisica dei soldati migliora, cambiando la situazione. Ok, siamo ritornati alla situazione di prima. Prima sarebbe stato anche peggio. Qui c'è un altro evento opzionale. Abbiamo beccato una spia. Ok, allora, uno dei soldati ha beccato uno dei celtiberi che ha scritto Romani eunt domus. No, vabbè. Ha scritto Romani sunt domus su una delle pareti del muro. Gente chiamata Romani, loro vanno a casa? Rilegge il centurione stupito. Sapete questo che cos'è? Questo è un easter egg. Questo è Brian di Nazareth. Che c'è la scena in cui il centurione becca un rivoltoso, scrive Romani sunt domus e glielo fa riscrivere. Vediamo un po'. Interroga il celtibero. No, dice Romani, andate a casa, dice il prigioniero. No, non è vero? Dimmi, barbaro.
Qual è il plurale? Sì, sì, è proprio quello. Bellissimo, Brian di Nazareth. Monty Python. Qual è il plurale vocativo di anus? Chiede il centurione. Com'è il plurale vocativo di anus? Di romanus? Romani? Corretto, ma romani andata a casa è un ordine, quindi devi usare l'imperativo. Quindi dovresti scrivere romane, romani, ite, domus, il nominativo. Go indica movimento, andate. Quindi la corretta forma è, chiede il centurione, domum. Ho veramente pochi ricordi del latino, però. Sì, romani ite domo. E adesso scrivilo 100 volte. E se non l'avrei fatto prima dell'alba, ti taglierò le mani. Minaccia al centurione. Bellissimo easter egg. Bellissimo. Non me lo aspettavo proprio. Che bello, Brian di Nazareth. Quando c'è la lapidazione. Chi è stato? Lui. Oh mamma mia, oh quell'altro Marco Pisellonio. Che bello che è quel film. Le conseguenze della nostra coesistenza. Un altro evento. Allora, l'aver permesso la coesistenza dei riti locali ha portato, con i nostri, ha portato un periodo di stabilità nella regione. È quello che di solito facevano i romani. Giovani guerrieri che di aree precedentemente messe sotto controllo decidono ora di unirsi alle file romane durante la guerra. E persino otteniamo persino delle risorse e delle guide che aiuteranno i nostri esploratori e i nostri soldati attraverso i passi montani. E vai. E non c'è niente? Ok, tutta sta cosa. Non c'è dato niente. Ok. Un altro. Il console ha nuovi ordini per i suoi ufficiali. Allora, legati le regioni per cui questa guerra sta durando fin troppo è che la Numanzia continua a avere... Che Numanzia continua a... ricevere aiuti dai suoi vicini. Nertobriga, questo l'avevamo visto anche prima, deve essere eliminata dall'equazione, visto che è un problema, quindi prima dobbiamo isolarla in modo tale e attaccarla in modo tale da tagliare i rifornimenti a Numanzia. Ok, questo l'avevamo visto, infatti. Qui c'è un altro. Ehi, c'è un evento qui, un evento lì, vediamo questo. Scopri i legionari che sono scappati. Va l'evento. Allora, in seguito agli ordini di Mancinus di concentrarsi su Nertobriga, uno dei centurioni fa rapporto e ci dice che vari soldati hanno disertato, portando con loro l'argento che era arrivato da Roma. È inaccettabile. Se i disertori riuscissero ad andare via con quell'argento, l'esercito romano sarebbe veramente... il nostro esercito sarebbe diventerebbe la barzelletta della penisola. E se questi miserabili dovessero arrivare fino a Numanzia, tutto quell'argento arriverebbe nelle mani appunto dei barbari. Il console ha ordinato la loro immediata cattura, ma il centurione ancora non sa dove siano diretti. Usiamo i celtiberi per traccarli o interroga i soldati nel campo. No, usiamo loro. Riusciamo a rintracciarli, ma rintracciamo ciò che resta di loro. Infatti sono stati uccisi dai numanziani, sono stati attaccati, che adesso stanno cercando nei corpi per vedere se ci sia qualcosa di valore. Alle armi! Ed è questo. Fammi vedere anche questo qua prima. Prendi una decisione veloce.
Allora, il console ordina di muovere il campo in una zona più alta. Le colonne marciano ad intervalli. Ed ora è il turno della colonna di Nerva. Ci muoviamo lentamente, visto che non c'è prescia. E dopo un paio di ore, alcuni dei membri della sua unità si fermano per riposarsi e far bere i cavalli. Dall'altra parte del fiume, una famiglia di contadini è in lacrime, disperata, vicino a un carro che è stato ribaltato. Mentre Nerva guarda la scena, il contadino si avvicina ai romani gridando: torneranno! Torneranno per i nostri bambini! Probabilmente sono stati attaccati dai banditi. Non possiamo non fare niente, dice Nerva. Oh, finalmente romano bravo. Potrebbe essere una trappola. Questi dannati selvaggi non vanno... Non c'è da fidarsi di questi selvaggi, dice uno dei suoi compagni. 6-8... E mentre lo dice, 6-8 silhouette appaiono in distanza al galoppo verso la famiglia terrorizzata. Non c'è tempo per decidere. Entriamo in azione. Torna nei ranghi o aiuta la famiglia? Aiuta la famiglia perché magari aumentiamo il morale, vai. I legionari guardano in orrore che Nerva caricare verso i banditi. Legato! Stai cercando di farti uccidere! I cavalieri sono sempre più vicini. Soldati, seguite la mia guida! E urla uno dei legionari. Proteggete Nerva! Ok, due battaglie. I romani hanno adesso l'iniziativa. So be it, così sia. Questa qui, facciamo prima questa. Vai. Allora, 7 su 7, già abbiamo tutto. Fantastic. Che facciamo? Togliamo questo e portiamo gli arcieri, così li vediamo. Ok, mamma mia, proprio pochi. Allora, potremmo togliere... No, teniamo due unità da tiro. Vediamo. Carino che il loading è la colonna che si crea a sinistra. Ok. Che disposizione del cavolo. Ho fatto una cafolata? Mi sa di sì. Oddio. Resisti fino al turno 8. Sconfiggi 3 nemici. Allora, aspetta. Ragazzi, quadrato. Quadrato qui. In modo da non... Allora, da non essere troppo... Ok. Arcieri. Dietro. Perché non posso più tirare? Cioè, se mi muovo non posso più tirare? Come no? Ah, ma vaffan bene quest'arco. L'unità non può attaccare se già si è mossa. Vabbè, ma la dovevamo togliere da lì per forza. Perché? Devo fare così. Questi sicuro poi ci caricavano qui. Facciamo così, difensiva. Difensivo, difensivo. Guarda, hai visto? Guarda come... Mortacci loro! Porca miseria, come traccano! Lui va veramente lento con sto scudo, eh? Che palle! Non ce la facciamo a ucciderli, vero?
Perché se ci spostiamo... Prendiamo... non possiamo più attaccare. Anche qui sembra la Rogue's Drift. C'è l'edificio. Lì. Oh, ma questi stanno giù. Ma porca miseria, ero convintissimo che stessero su. Oh no. Allora, facciamo così. Stata in formazione, la battaglia ancora. Altro che vinta. Ah, tu. Lo so, è una cavolata, ma lo fa così o questi tornano lì? Qua. Qua perché contro quelli sotto abbiamo il bonus. Ah, che... Mamma mia, oh. Turno 3 ancora, ma qualche rinforzo? Allora, aspetta un attimo, adesso dobbiamo uccidere questi. Non possiamo uccidere questi. Mamma mia, lui veramente... si muove più. Non posso togliere lui da qua. Ah, avrei dovuto mettere quegli altri. È vero, c'abbiamo quelli greci che sono più potenti. E niente, qua da porto qualcosa. Secondario fatto. Ma il problema sono queste. Madonna, a questo dobbiamo assolutamente togliere lo scudo. Va troppo troppo piano. Ancora? Oddio no, questi sono dalla distanza. Che meraviglia. Sì, dobbiamo fare così. Lo so. Ma dobbiamo fare così. Vai. Ok, eliminate. Eliminiamo questi. Perfetto. Elimina queste.
Ok. Sì. Dai, dai, dai. Allora, qui l'unico problema sono sti lancieri, in realtà. Perché questi li possiamo intercettare, tipo... Tu vai qua. Mi fermo. Ok. Tu vai qua. E intercette. Tu vai qua. Fuoco. Dai, qua che massacro, eh? Vai. Ok, ok. Prima ondata respinta. Adesso dobbiamo vedere questi. Dobbiamo solo cercare di evitare che questi qua con lancio e scudo arrivino troppo vicini. Poi ce la dovremmo fare. Sette. Vai. Peccato che non prendano esperienza in base al a quante unità uccidono, e invece solo in base al combattimento. Qui ci arriviamo, non fa niente, non fa niente. Ecco. Vai. A protezione, venisse in mente a qualcuno di cerchiarci. Vai, ottavo turno, abbiamo vinto. Abbiamo rischiato addirittura più in questa che in quell'altra. Però devo dire che la tattica di chiudersi a quadrato funziona sempre, eh? E vai. Non dobbiamo neanche riparare le unità. Perfetto. Che mi dai? Qualche livello? Vai. Ehi, 90 risorse e uno di onore. Nice. Nice. Sono questi quelli che devo portare con me. Allora facciamo così nel frattempo. Lo so. Ciao. E dovremmo prendere il gladio con lui, forse. Forse. Potremmo prendere questi, che erano più potenti dalla distanza. Potremmo mettere lo scudo a lui. Ma aspettiamo, senza scudo. È salito di livello questo. Ah, terzo livello non ci dà niente, ci dà solo l'aumento delle statistiche. Ok. Speravo in una personalizzazione un pochino più ampia. Mappa della Spagna. Adesso dobbiamo combattere qua. Sì. Attacca il campo dei disertori. 5 su 5, tutto qui. Wow. E no, qui che mettiamo? Lancieri? E no, qui ci conviene così. Per forza. O togliamo questo e mettiamo questi, così salgono anche di livello. Sì, facciamo così, va. E facciamo così, perché sennò questo qua non c'è nessuno. Che di più tanto non posso fare. Ok, 4 truppe. Wait, what? Ah beh, questi sono nostri, ok. Queste sono le palizzate. Andiamo davanti, lui. Qua non possiamo. Ok, anche se ci dobbiamo prendere cura di questi gaglioffi, avrei preferito avere più truppe con noi. Lo so. Le diserzioni ci hanno indeboliti. Non possiamo permetterci di perdere altri uomini. Fai attenzione, Corvinus. Certo, biondino.
Allora, io direi sì. Fuoco. Romani contro romani, che potrebbe esserci di peggio. Ecco, passa qua. Fuoco. Dobbiamo sconfiggere o mettere in rotta 4 unità. Dobbiamo sbrigarci perché lì non abbiamo la panteria per bloccare tutti. Oh oh. Ecco perché non ci ha fatto. Non ci faceva mettere le unità nell'altro modo, capito? Sbagliato, avrei dovuto tirare prima con loro. Fatte. Morale basso, ok. Quelli sono eliminati dall'equazione più o meno. L'importante è che non arrivino vicino agli arcieri. Quindi apparentemente è sempre meglio lasciare le truppe come le... e dispongono loro all'inizio della battaglia. Tu vai qui. Vai, vai. Queste. Resistiamo. Ok, messi in fuga. L'unica sfiga è che con quell'arco non posso muoverli. Quindi boh. In teoria è meglio fa più danno, no? Vorrei andare qua, ma poi avrebbero il bonus. Prenderei danno d'opportunità, per cui lì dovrebbero essere morti, ma comunque devono scappare. Meno male non si sono fatti venire strane idee. Tre. E adesso io direi 4 con questi. Boom, baby. Ok, ok, ok. Ce l'abbiamo fatta, però avete visto come... fai un passo falso, c'è sempre qualche pericolo pronto dietro l'angolo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sono saliti di livello davvero loro. Un altro d'onore? Fantastico, le facciamo tutte queste missioni secondarie. Promozione, ahimè, non prenderanno niente, però... comunque... 20% in più alla vita, al morale, al danno fisico e al danno al morale. Ok, sono diventati veterani, questo vuol dire che noi adesso gli possiamo applicare, dovremmo già avercelo in realtà, questo. Una mappa della zona dove ci troviamo. Allora, le unità equipaggiate con questa carta
non hanno costo di iniziativa, ovvero non pesano, non abbassano il livello di combattimento dell'unità. Ok. Non è male, quindi quando andiamo a creare gli eserciti di iniziativa non si cambia. Certo, preferirei prendere tipo questo qui con più vita, visto che loro stanno sempre davanti. Non mi dispiacerebbe. Però anche quello ci fa costare di meno. Chi sono gli altri che sono diventati veterani? Loro. Potremmo dargli più morale. Ah, solo questi? Ok. Vabbè, per adesso teniamoci questo. Mappa della Spagna. Vai, un altro combattimento. Oggi stiamo facendo 27 battaglie. Ah, c'è il combattimento principale qui. Taglia i rifornimenti a Nertobriga e isola la città dai suoi alleati. 10 unità. Ok, allora, io direi. Asellius perché dovrebbe essere molto più potente di Sifax. No, Sifax è più potente. 22 corpo a corpo. 100 coesione. Wow. 22. 2 di movimento. 99 di vita. Questo è molto più vita. No, ma prendiamo lui. Troppa poca vita lui. Questo è 80 punti in più di vita. E a lui diamo questi. Poi questi. No, 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 questi. Unità speciale, grazie. 8. Fanteria qua c'è. Ci vorrebbe un'altra unità. Allora, in parte sta qua. Ora ci vuole un'altra unità di fanteria. Qui. Ok. La fanteria, fanteria, fanteria. Qui ci servirebbero. O mettiamo un'altra unità, tipo cavalleria. 143, 143, 73, 99, 19, 19. Potremmo mettere un'unità di cavalleria o gli elefanti. 25, boom. Contro 19. Questo è veramente potente. E si muovono quanto loro. Andiamo con gli elefanti. Allora, questo praticamente, infatti, non pesa sull'iniziativa, vedete? A differenza di altri, ecco, non questi magari. Vabbè, normalmente pesano sull'iniziativa, qui non pesano. Allora, direi abbiamo due unità dalla distanza, con uno che può fungere anche da fanteria. Questo ci fa recuperare il morale. Questi con il Gladio, Princeps, Astate, Triari ed Elefanti. Dovrebbe andare, non lo so. Sconfiggio, metti in fuga 9 unità nemiche. Non perdere più di 6 unità. Non so se portare gli elefanti perché 54 di morale contro 99. Sono 6 punti d'attacco di differenza, però. Questi però magari sono un po' più agili. Andiamo con gli elefanti, che magari salgono anche di livello. Ok, c'è un ponte. Una montagna. Voi proprio non penso rimarrete qui, ciao. Allora, gli elefanti qui vanno bene. Tu vai qua. Qui non ci si può assolutamente perdere in attraversamenti strani. Tu vai bene qua. Voi bloccherete sta zona. Questi sono proprio a portata. Questi sono tutti a portata dei frombolieri, eh? Vaffan bene. Ah, questi sono i nostri, è vero? Che posizione del cavolo? Sai quanto mi piace? Niente mi piace. Questi li lasciamo così perché comunque questi sono più potenti a mantenere. Avrei dovuto mettere qua.
i princeps, però che ne sapevo? Vai. Dobbiamo andare ad aiutare Aselius. Gli auguri hanno predetto una vittoria per oggi. Caricate le loro posizioni. Non penso proprio. Uno, due, tre. Se vado qua. Uno. Uno, due, tre. No, li becco comunque per voi. Oh no, li aspettiamo qua che ci abbiamo il bonus. Allora voi, mamma mia quanto camminate piano. Beh, questi dovrebbero recuperarlo, però. Non l'hanno recuperato, ok. Arcieri, via. Sperando di non rimanere incastrati adesso. Le amazzoni cantabriche. Ok, provano ad aggirarci loro. Ok, ammazza già morale medio. È molto azzardata come mossa. Ma ehi. Perché qui non possono salire troppo alto. Ok. Ma certo, questi potrebbero cambiare percorso e andare di là. Allora, qui o attacchiamo o muoviamo questo su. Secondo me questo è meglio muoverlo qua su. Per andare ad aiutare i nostri soldati. Vai qua. Ok. Voi andate qui. E attaccate. No. Facciamo così. Qui abbiamo bonus, quindi fuoco. Potremmo addirittura cercare di bloccarle. Hanno solo loro come frombolieri. Il fatto è che comunque non ce la facciamo a bloccarle, quindi direi che possiamo semmai toglierci dalle scatole. Sì, sì, togliamoci dalle kill. Dobbiamo creare una forma unica qui, una linea del fronte. Lo sapevo che avrebbero cambiato, guarda! Oh, porca miseria! Meno male che quelli sono forti anche nel corpo a corpo e meno male che gli elefanti stanno arrivando. Mo' quei frombolieri dovrebbero morire. Mazza quanti sono. Allora vai. Ok. Ammazza la mazzone.
Eh sì, andiamo qua. Boom. Mamma mia, fanno malissimo, eh. Andiamo qua. Proteggere il fianco. Ok. Allora, vediamo un po'. Qui non li uccidiamo. Io direi scappiamo. Sì. Facciamo così. Una sola l'abbiamo eliminata. Adesso qui possiamo far girare questi. Che non ci hanno fatto danno. Bene, meno male. Allora. Meno male ho preso lui e non Sifax. Allora. Ma potremmo spostarci, dobbiamo spostarci qua. Ah, non posso perché avremmo avuto il bonus, però. Vai, finisci loro. Non l'abbiamo uccise? Vaffan bene, vai. Ok, qui va bene così. Iniziamo a bombardare qua con gli arcieri. Fantastico. Avanzate voi qua. Che ai nostri soldati serve un po' di morale. Quelli non hanno recuperato morale. Com'è possibile? Oh. Stavolta ci hanno fatto danno. Che sono solo tre. Morale basso. Non so perché, visto che abbiamo appena suonato la buccina. Sì, sì, uccidi, uccidi. Ok, potremmo addirittura andare qua. Sì. Tanto ci abbiamo sempre il vantaggio. Ok. Allora, voi andate qui. Voi attaccate questi. Archers 17. Anzi, finiamo questi. Ok, 5 su 9. Fammi capire. Adesso loro dovrebbero recuperare il morale, però. Non funziona! Perché cacchio non prendono il non recuperano morale? Ah, forse loro non possono recuperare morale? Scusa un po'. Adesso non lo posso vedere. Vale.
E guarda quelli come scappano. Fammi dire una cosa. No, non c'è scritto che non possono recuperare morale, però. Boh. Vattene. Perché ci manca solo me schiacci la gente. Ok, siamo riusciti a mantenere il controllo del ponte. Fuoco. Fammi dire una cosa. No, no, non l'ha recuperato. Dove è sta cosa? Magari lo metto sul forum. Glielo dico, dico, oh, gli elefanti non recuperano la vita. Dove sono andati? Sono crepati? Ok, quindi dobbiamo andare per forza a uccidere questi. Ah, che bello. Ok, 8. Andiamo a circondare quegli altri. No, dobbiamo attaccare per forza. 14, niente, non ho idea. Dopo leggeremo bene la loro descrizione. Ok, GG. Roma Victrix. Ok, chi sale di livello? Gli elefanti. Ottimo, ottimo, pure le risorse. Allora, vediamo un attimo sti elefanti. No, non c'è scritto. Non c'è scritto che non possono. Cioè, questo quando scappano per il morale più basso. Ma è strano, mettiamogli il morale più alto. Sì. Bene, è salito di livello anche questo. Non, nessuna penalità per il movimento. Ok, non c'ha nessuna abilità particolare. Ok, boost. E qui adesso possiamo prendere. No. Ok, possiamo prendere qui quello della vita, perché loro ce n'hanno bisogno. Nerva pure. È uguale. In realtà a tutti potrebbe servire quello, eh. Però in particolar modo a quelli là con la spada, perché tendono a crepare tantissimo. Più 10% di vita. Certo, anche il gladio. Questo costa uno, ma ce ne stanno solo due. Ah, ok. Prendiamo anche questo, prendiamo anche questo. Perché così facciamo. Voi prendete questo. Ok. Quindi fammi vedere quanta vita ci avete. 143. ...157, perfetto. E il gladio lo diamo. Tipo a lui. Non sarebbe male. Anche perché gli altri hanno in fila. Quindi sì. Vai. C'è il gatto. Ok. È rimasto l'assedio di Nertobriga, di cui ci potremo occupare nel prossimo episodio. Infatti per oggi direi che possiamo terminare qui. La nostra avanzata prosegue. Abbiamo un buon numero di risorse. 4 unità di onore. Forse sarebbe stato meglio tenerne un po' di più. Però direi che non ci possiamo lamentare. Un sacco di unità sono salite di livello. Ci sono ogni tanto dei dubbi. Adesso andrò a vedere
dei dubbi circa delle cose che succedono durante i combattimenti. Andrò a vedere su Steam se il fatto che gli elefanti non prendano, che non recuperino morale, sia voluto o sia un bug. Mi pare strano, perché sennò che porti fuori il buccinatore se dopo non serve? Boh, comunque andrò a leggere, magari come la battaglia lì di Termes. Comunque, nonostante tutto, avanziamo. Rischiamo sempre di perdere qualche unità, ma ultimamente siamo riusciti veramente ad adottare delle strategie ottime. E vedremo un po' che cosa ci aspetterà a Nertobriga. Allora, vi ricordo che come sempre qua sotto mi potete lasciare un commento, mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!